Buonasera e bentrovati a questo secondo appuntamento con l'informazione del TG6. Ancora una volta apriamo con una lunga pagina dedicata alla tragedia di Rigopiano, al secondo anniversario di questa immane tragedia che ha visto la morte di 29 persone travolte dalla valanga che ha distrutto e raso al suolo l'hotel Rigopiano di Farindola. Per farlo andiamo in diretta con Andrea Costantini, che è a Penne, dove nel palazzetto dello sport nel pomeriggio si è svolta la parte finale di questa lunga giornata di commemorazione. Andrea, ti do la buonasera, chiaramente, insomma, raccontaci un po' che cosa è successo a te. Buonasera Alfredo, buonasera a tutti coloro che sono in visione e in ascolto del TG6. Siamo all'esterno del Palasport Comunale di Penne, il luogo che chiude questa giornata, la giornata del ricordo, la giornata del dolore, l'anniversario, il secondo della strage di Rigopiano, quel terribile, quel nefasto 18 gennaio 2017, quando 29 persone hanno perso la vita sotto le macerie di quell'hotel che è stato travolto da una valanga killer. 2 anni dunque, stamani i parenti delle vittime si sono ritrovati prima mattinata nei pressi del totem dell'hotel Rigopiano, lì dove c'è peraltro un poster con tutte le foto delle 29 vittime. Momento molto molto toccante, con i parenti che hanno depositato il mazzo di fiori, fatto le loro preghiere per ricordare i loro cari. C'è stata la presenza annunciata e poi sono effettivamente stati di parola da parte di due vice premier del governo italiano, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che sono intervenuti questa mattina proprio in occasione della preghiera davanti al totem. Hanno voluto incontrare tutti i parenti, hanno stretto la mano a tutti i parenti, hanno cercato di dare parole di conforto a loro, hanno percorso una parte della strada che prosegue, che costeggia quel che resta dell'hotel Rigopiano, che oggi appariva sommerso, i resti erano sommersi dalla neve caduta copiosa nelle precedenti giornate. Hanno voluto vedere quello che è stato il percorso di quella slavina killer che ha travolto l'hotel. Particolarmente colpiti, particolarmente commossi anche loro, anche Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E a proposito di Luigi Di Maio, che è stato il primo ad arrivare, è stato subito attorniato dai parenti delle vittime che in maniera composta hanno chiesto, tra le altre cose, giustizia. Va bene il sostegno economico che il governo ha promesso con un provvedimento di legge, ma vogliono giustizia. Guardiamo ad esempio il momento in cui Luigi Di Maio stringe la mano e parla con Francesco D'Angelo, uno dei parenti delle vittime. Francesco D'Angelo ha perso il fratello gemello Gabriele sotto quelle macerie. Ascoltiamo questo contributo. Non ti preoccupare. Sono Francesco D'Angelo, fratello Gabriele. Ah, certo. Spero che ci sarà giustizia in questa inchiesta bis fatta dall'opposizione del mio legale. Solo questo. Questa corona l'ho fatta rappresentando le 56 richieste di aiuto di mio fratello e questa è la scritta delle 11:38, la chiamata che nessuno ha dichiarato dai primi interrogatori. Solo questo. Dobbiamo fare giustizia, lo Stato lo deve fare e lo dobbiamo fare, anche perché è veramente assurdo quello che è successo intorno a questa tragedia, anche quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. E noi siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo, da che parte sta lo Stato. Questo è importante per me comunicarlo anche con la presenza dello Sì, Stato qua. io le vorrei chiedere una Buongiorno cosa, signore. Ministro, Grazie di essere venuto. una cosa sola. Prego. Perché a mio fratello e tanti altri lavoratori non è stata riconosciuta la morte sul lavoro? No, ma saranno. Noi adesso stiamo facendo in Parlamento in questi giorni alcuni interventi normativi proprio su questa tragedia e tutto quello che non è stato fatto sarà fatto, sia per quanto riguarda la questione delle morti sul lavoro, sia per quanto riguarda gli indennizzi e i risarcimenti.
Questo quanto accaduto nei pressi del totem dell'hotel Rigopiano, poi il corteo dei parenti delle vittime, anche i rappresentanti istituzionali del governo sono scesi in macchina al bivio di frazione Mirri, proprio nel tratto di strada in cui essa si biforca, verso destra si sale verso Rigopiano, verso sinistra si prosegue per andare verso il centro di Farindola, e da lì è partita la fiaccolata, una fiaccolata sentita, commossa anche questa, con i parenti che si sono diretti verso la chiesa madre di Farindola, la chiesa di San Nicola Vescovo. Lì sono state posizionate proprio davanti all'ingresso della chiesa le fiaccole, e poi è iniziata la messa, che è stata celebrata da Don Luca di Domizio, il parroco di Farindola. A sorpresa non ha officiato il rito religioso l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. All'uscita ha parlato ai cronisti il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, anche lui particolarmente commosso e provato da questa esperienza, sicuramente carica di emozione. Ascoltiamo Salvini. Sono orgoglioso di aver partecipato a questo ricordo, e guardiamo avanti perché ci sono delle vedove, degli orfani, dei figli, dei padri, e quindi al di là delle parole sprecate in 2 anni noi portiamo aiuti concreti, 10 milioni di euro che certo non riportano in vita nessuno, però danno una mano ad andare avanti, e poi contiamo che la giustizia sia veloce, efficiente, rapida, e se qualcuno ha sbagliato paghi. È possibile che ci siano nuove normative a tutela, perché ci sono stati evidenziate ancora lacune? Aspettiamo che le indagini finiscano in fretta. Faccio il ministro, mi ero impegnato a trovare soldi, è uno strumento normativo per aiutare i parenti delle vittime e i feriti, e questo ho fatto. Poi spero che i giudici facciano in fretta il loro lavoro. Un momento la vediamo provato. Quando parli con mamma e papà, da papà, però diciamo che qualcosa di buono abbiamo fatto, dai. Vedere i luoghi della valanga, ho visto che vi ha colpito in modo particolare. Sì, perché io adoro la montagna, sono stato in tanti rifugi, in tanti alberghi, su tante piste da sci. E poi l'Abruzzo è una terra incredibile, non chiede niente, si rimbocca le maniche, parte, corre, ricostruisce. Però merita esattamente la giustizia degli altri, non una riga di meno e non una lira di meno. Ministro, chiedono giustizia i parenti? La chiedo anch'io, nemmeno loro. Ripeto, nella prossima vita magari faccio il giudice, in questa faccio il ministro, e quello che mi ero impegnato a fare, fortunatamente grazie alla collaborazione di tanti, siamo riusciti a farlo in 10 giorni. Cosa l'ha colpita di più in queste ore? Parlare, la voglia di parlare, anche in momenti difficili, di mamme, di papà, di sorelle, quindi mi porto via un pezzettino di questa terra. Poi ci torno, ovviamente, era la prima volta che ci venivo, non sarà l'ultima. Ministro, parlare con i parenti ha preso qualcosa di nuovo rispetto a quello che sapeva già su queste tragedie? No, mi hanno permesso di entrare per qualche minuto nelle loro case, nei loro negozi, nei loro ricordi, che è prezioso. Poi, ripeto, i giudici fanno il loro mestiere. Io oggi... No, parlavo proprio a titolo anche personale. Sì, me lo tengo per me, mi hanno dato anche dei ricordi che mi porto a casa. Ha parlato di suo papà Fagnello? Sì. Mi ha detto di non pagare un euro, ma ci manca molto giusto di essere multati per andare a portare i fiori al figlio. Ci manca anche che paghi un euro. Adesso, se c'è una legge sbagliata, cambieremo questa legge sbagliata. È chiaro che questi sono giorni particolari, perché sono ripresi gli interrogatori di garanzia sul fronte dell'inchiesta bis di Rigopiano, quella sui depistaggi, quindi è evidente che c'è richiesta di giustizia, si è parlato molto di questo, però ovviamente è stata anche la giornata del dolore, della commozione. Ad esempio in mattinata abbiamo visto e sentito le urla strazianti della mamma di Stefano Fegnello, le lacrime versate
versate da tutti i parenti delle 29 vittime. E tra le tante testimonianze che abbiamo raccolto, in particolare ascoltiamo quella di Fabio Salzetta, uno dei due iniziali superstiti, lui come Giampiero Parete, che fu colui che diede il primo allarme chiamando il suo datore di lavoro Quintino Marcella. Loro due erano all'esterno della struttura quando arrivò quella slavina killer. Fabio però ha perso sotto quelle macerie la sorella Linda, che era dipendente della struttura. Fabio Salzetta. Rispetto a quanto sta accadendo, lo so che magari parlare di queste cose in questo momento può sembrare stonato, però sono usciti fuori anche degli altri dettagli su queste telefonate che sono giunte sul tuo telefono, che era rimasto sotto le macerie. Ecco, che idea vi siete fatti? Sì, su questa vicenda ci sono ancora lati oscuri e sicuramente in questo momento stanno lavorando per capire cosa è successo là e speriamo che venga fuori tutta la verità ancora nascosta. Ecco, ci sono stati degli esponenti di governo che oggi hanno preso parte, stanno prendendo parte a questo momento del ricordo. Voi avete chiesto anche a loro, insomma, di poter far luce su quanto è accaduto poi in quelle ore? Sì, noi abbiamo chiesto almeno una mano, se riescono a sostenerci per chiedere giustizia e verità. Con il loro supporto speriamo che ce la facciamo. Ecco, come si riesce ad andare avanti in un contesto del genere quando si perde un familiare così stretto e quando vi rendete conto che forse a livello istituzionale c'è qualcosa che non va? La forza per andare avanti è solo la speranza e la voglia di scoprire la verità. Nel pomeriggio poi i parenti delle vittime, il comitato e altri rappresentanti istituzionali si sono trasferiti al Palasport Comunale di Penne, dove è iniziata la seconda parte di questa giornata, una commemorazione all'insegna anche della musica, il tutto sotto la direzione di Pino Insegno e del comico Federico Perrotta e anche della collega Evelina Frisa. Tanti momenti anche in questo caso toccanti. Intanto un messaggio letto da Pino Insegno e indirizzato, mandato, inviato dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che senza mezzi termini ha detto c'è anche la responsabilità dell'uomo, c'è la mano dell'uomo in quello che è successo, e auspichiamo che il lavoro della procura di Pescara possa essere teso a raccogliere quelle che sono le responsabilità di quanto accaduto, perché qualcuno poteva e doveva fare di più per evitare questa tragedia o per limitare i danni, perché probabilmente qualche vita in più poteva essere salvata. Un estratto della lettura di questo messaggio da parte di Pino Insegno. Quell'evento nefasto si sarebbe potuto evitare o quantomeno affrontare in modo diverso. Forse alcune vite si sarebbero potute salvare, purtroppo la natura e il suo incontrollabile manifestarsi non furono gli unici responsabili del disastro. Come in tante altre pagine tristi della storia recente del paese, anche nella tragedia che ha colpito l'hotel di Rigopiano, la mano dell'uomo ha verosimilmente avuto un ruolo di corresponsabile. L'auspicio adesso è che il complesso e articolato lavoro di indagine condotto per quasi due anni dalla Procura della Repubblica di Pescara, conclusosi lo scorso novembre, possa servire a garantire una degna risposta di giustizia ai familiari delle vittime, accertando fino in fondo responsabilità e mancanze da parte di chi non ha fatto quanto poteva o doveva per evitare la strage, e ricostruendo la trama di eventuali depistaggi che hanno potuto ostacolare e inficiare il percorso di ricostruzione della verità. Una giornata anche all'insegna della solidarietà. All'interno del Palasport Comunale erano presenti anche delegazioni di comitati di altre persone che hanno vissuto delle tragedie immani in passato. C'era il comitato delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, il comitato delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia, c'erano rappresentanti del comitato 332 per il terremoto dell'Aquila. Tra le altre cose, Pino Insegno
Mourinho ha garantito che lui e Federico Perrotta torneranno in questo Palasport per uno spettacolo a scopo benefico il prossimo 5 di aprile, peraltro la vigilia del decennale del terremoto dell'Aquila. L'incasso di questo spettacolo sarà interamente devoluto al comitato vittime di Rigopiano. E poi il momento più emozionante, alle ore 16:49 di questo pomeriggio, proprio nell'ora in cui la slavina ha travolto l'hotel Rigopiano, alle 16:49 di quest'oggi un telone è stato calato all'interno del Palasport comunale con le foto di tutte le 29 vittime. Vediamo questo momento con anche le note, la canzone intonata dal tenore Piero Mazzocchetti, che in coda ascolteremo e che abbiamo intervistato mentre lasciava il Palasport di Penne. La voce del maestro Piero Mazzocchetti in questa giornata del ricordo non poteva mancare. Piero Mazzocchetti ha una sensibilità particolare, ha cantato per le vittime, per i genitori, e poi anche un momento toccante con questo telone che alle 16:49 è stato calato proprio nell'ora esatta di quella tragedia 2 anni fa. Un momento molto toccante, ci stringiamo al dolore delle famiglie che non troveranno mai pace, perché questa è una tragedia che ha colpito comunque tutti noi. Chiunque in Abruzzo ha avuto un amico, un parente che è stata vittima di questa enorme tragedia, che in qualche modo non trova giustizia, perché quando ci sono delle cose così drammatiche giustizia non è mai abbastanza, solo quella divina può esserci. Per quanto mi riguarda, spero che la musica, come diceva Pino, Federico, l'intrattenimento possa in qualche modo anche alleviare per qualche minuto il dolore delle famiglie che quotidianamente affrontano ovviamente la difficoltà di cercare di andare avanti per i propri figli e soprattutto per il ricordo dei familiari che non ci sono più. Mai più è lo slogan che in qualche modo abbiamo gridato forte. Dio mi ha dato la possibilità di avere un po' più voce rispetto agli altri e quindi spero che la mia voce possa in qualche modo arrivare dove magari gli altri non riescono. Ecco, c'è un'emozione particolare, lei ha affrontato e affronta platee davvero importanti, ma questa è una platea speciale. Ma noi, diciamo, personaggi, permettetemi il termine, dobbiamo cercare di veicolare come linguaggio universale il più possibile dei messaggi che sono di pace, che sono di fratellanza, ma che sono anche di grido alla giustizia e soprattutto alla consapevolezza che certe cose non dovrebbero mai accadere. Purtroppo accadono sempre. Siamo nel 2019, 10 anni fa, piangevamo i nostri morti dell'Aquila. Purtroppo sono tragedie che ci sono, ci saranno sempre, ci sono state perché fanno parte della vita. Noi alla vita dobbiamo sempre sorridere, ma sempre con la giusta consapevolezza che bisogna renderci conto che la colpa è nostra.
Piero Mazzocchetti sarà sempre vicino ai parenti di queste vittime, di queste 29 vittime. Finché avrò voce per farlo, sì. Queste le parole di Piero Mazzocchetti, il messaggio con cui ci possiamo congedare è quel mai più che campeggia al centro del telone. Lì, come abbiamo visto, ci sono le foto di tutte le 29 vittime, mai più questo dovrà accadere, e anche per questo è importante risalire, e lo si è gridato con forza anche in questa giornata del ricordo e del dolore, con questa ferita che è ancora sanguinante in questo secondo anniversario della strage di Rigopiano, affinché siano accertate le responsabilità di chi ha sbagliato in quelle ore che sono state davvero fatali. Da Penne è davvero tutto. Alfredo, se non ci sono domande, io ti restituisco la linea. Sì, grazie Andrea, permettimi, non l'hai fatto tu ma lo faccio io, di ringraziare tutta la squadra che ha lavorato per questa lunga diretta, voi da Penne, te, Loris Bennato e la troupe di Vestina News con Stefano Reganati e Gaetano Terio, e anche il personale qui dalla redazione centrale di TV6 che ha permesso queste due lunghe dirette nel corso delle edizioni delle 14 e delle 19. Grazie ancora Andrea, buon rientro in sede. Noi andiamo avanti con il nostro giornale, lasciamo questa lunga e doverosa pagina dedicata all'anniversario della tragedia di Rigopiano, ripartiamo da quanto successo invece all'Aquila in Regione Abruzzo, dove c'è stato un incontro internazionale sul tema della sorveglianza dei mari, presente anche il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Ci racconta di più Daniela Rosone. In Regione Abruzzo, prima conferenza in Italia che si svolge su un tema molto importante per l'Unione Europea, la governance e la sorveglianza marittima nell'area mediterranea. Un incontro molto partecipato organizzato dal Servizio della Cooperazione Territoriale IPA della Regione Abruzzo. Un momento di riflessione tra tutti i livelli istituzionali di titolarità, ma anche di analisi tecnica sulle azioni da attuare a livello locale, regionale, nazionale e trasfrontaliero per migliorare la sorveglianza in mare. Ha partecipato anche l'onorevole Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. Tutti i miei colleghi stranieri sono rimasti impressionati per la capacità, la preparazione della Guardia di Finanza e delle nostre forze dell'ordine, ma come sapete a Bruxelles, anche perché ci sono poi molti militari della finanza, all'Olaf c'è una particolare presenza delle Fiamme Gialle che si sono fatte apprezzare per tutto. Quindi anche per quanto riguarda questo progetto credo che possano dare un valore aggiunto. Ad introdurre i lavori l'avvocato Paola Di Salvatore, autorità di gestione del programma IPA Adriatic e dirigente del servizio della cooperazione territoriale IPA Adriatic e del servizio regionale di Europrogettazione, che ha fortemente voluto l'organizzazione di questa conferenza di alto livello. Il comandante generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi ha detto che purtroppo la sicurezza in mare è spesso minata dal terrorismo e dai traffici illeciti. La Guardia di Finanza è l'unica forza di polizia detta alla sicurezza del mare e fa un lavoro incessante. Nicola Dobroslavic, come rappresentante del Comitato delle Regioni, ha rimarcato il fatto che grazie alla Regione Abruzzo negli ultimi anni si è parlato molto di questi temi e di governance. La sicurezza in mare, il controllo, ha ribadito, servono per garantire lo sviluppo dei territori. E proseguiamo tornando ad occuparci della vicenda dell'acqua del Gran Sasso. La Ruzzo Reti e il WWF di Teramo si sono confrontati sui futuri progetti di nuove captazioni dalla Montagna dei Fiori per soddisfare il bisogno d'acqua della Val Vibrata. Pieno accordo sulle iniziative di sensibilizzazione per scuole e famiglie contro gli sprechi idrici. Ci racconta di più nel servizio Tania Bonnici Castelli.
Ruggero Reti e WWF Teramo si sono confrontati su nuove captazioni idriche e sulla riduzione di consumi. Un incontro importante e costruttivo per arrivare a soluzioni che possano soddisfare i bisogni d'acqua delle zone meno servite e per mettere in campo attività di sensibilizzazione per il risparmio idrico. L'azienda ha spiegato come il progetto relativo alla ricerca di nuove captazioni sia frutto di uno studio del 2002 che si era concentrato sulla Montagna dei Fiori e sui monti della Laga. Da tale studio è emerso che la potenzialità idrica dei due siti potrebbe attestarsi sui 50 litri al secondo ciascuno, una quantità di acqua lontana dalle soglie raggiunte con le captazioni del Gran Sasso, attualmente circa 800 litri al secondo, ma comunque sufficiente per le necessità di zone terminali da sempre in sofferenza, come la Val Vibrata e i comuni montani al confine con la provincia di Ascoli Piceno. Si tratta peraltro di un'acqua di classe A1, come la qualità paragonabile a quella del Gran Sasso. La presidente della Ruggero Reti, Alessia Cognitti, ha rassicurato il WWF, contrario alle captazioni sui monti della Laga in quanto area protetta, sottolineando la necessità per l'azienda di approfondire il tema. Dovrà invece essere definito nel dettaglio il progetto relativo a nuove captazioni sulla Montagna dei Fiori, grazie al quale potrebbe finalmente trovare soluzione il problema della carenza idrica dei paesi della Val Vibrata. L'associazione ambientalista su questo punto si è riservata di valutare il progetto definitivo. Oggetto dell'incontro sono state anche le possibili iniziative da avviare insieme per sensibilizzare gli utenti a un minor consumo di acqua, spesso utilizzata impropriamente anche nei periodi di siccità, con danni notevoli in termini di mancato consumo umano. La presidente Cognitti ha accolto con favore la proposta di valutare progetti di comunicazione che coinvolgano in tal senso scuole e famiglie. Adesso la cronaca: i NAS di Pescara hanno scoperto all'ospedale una infermiera che timbrava e poi non si recava sul posto di lavoro. La donna è stata sospesa per 6 mesi. Ludovica Pelliccioni. I carabinieri del NAS di Pescara hanno dato esecuzione nella mattinata odierna alla misura cautelare personale interdittiva dall'esercizio della pubblica professione di mesi 6 disposta dal GIP di Pescara su richiesta della locale procura nei confronti di una 48enne di Montesilvano. La donna, un'infermiera professionale in servizio presso l'azienda ospedaliera di Pescara, è indagata per truffa aggravata e falso. L'attività investigativa avviata a seguito di ispezioni condotte dai militari del NAS all'ospedale Spirito Santo ha consentito di riscontrare il sistematico allontanamento dalla sede di lavoro della dipendente pubblica per tutta la durata della giornata lavorativa. Tuttavia continuava a figurare fittiziamente presente in servizio, come riscontrato dai cartellini marcatempo e dall'acquisizione dei fogli di rilevazione presenze. In alcune occasioni, inoltre, pur non presentandosi al lavoro, aveva prodotto all'ufficio fogli di giustificazione falsificando orari e la firma del dirigente. Nel complesso sono state documentate negli ultimi 3 mesi 17 giornate per circa 120 ore di assenza ingiustificata, che trascorreva interamente al di fuori del presidio ospedaliero. Per rientrare a casa, pulire la prole, fare le faccende domestiche, spese e shopping. Nel corso della medesima attività investigativa non sono emersi ulteriori episodi di assenteismo riconducibili ad altri dipendenti pubblici dell'ospedale di Pescara. Ora la politica. Azione Politica ha presentato a Pescara le sue liste per le prossime regionali, 29 volti tra esperienza e rinnovamento. Li conosciamo insieme nel servizio. Sono 29 tra uomini e donne i candidati scelti d'Azione Politica per le prossime elezioni regionali. All'Auditorium Petruzzi di Pescara c'è stata la presentazione ufficiale dei volti e delle storie, con il quale il Movimento Civico di Centrodestra cerca di fare breccia nel cuore dell'elettorato, dando il suo apporto alla vittoria del candidato presidente Marco Marsilio. Tra i candidati nomi nuovi e più esperti, come quello dell'ex vice sindaco di Pescara Berardino Fiorilli o dell'ex assessore di Teramo Rudi Di Stefano. Non volevamo fare la classica lista civica, ma noi ci siamo nominati sempre e continueremo a farlo come movimento civico. Movimento civico significa comunque rinnovamento, ma un rinnovamento comunque competente, cioè non un rinnovamento fine a se stesso. Quindi ci sono sul nostro territorio tantissimi amministratori locali molto bravi, che però hanno l'esperienza di essere stati al contatto con i cittadini e soprattutto di aver amministrato le loro città e i loro paesi giorno dopo giorno, confrontandosi con i loro elettori. Quindi noi abbiamo scelto questa parte, abbiamo scelto i professionisti per andare a coprire le parti del programma magari più tecniche, e quindi con questi ci porremo agli elettori per vedere se effettivamente la scelta che abbiamo fatto è quella giusta.
Ci spostiamo al comune di Pescara, dove il centrodestra critica il bilancio di previsione della giunta Alessandrini. Dicono scritto per far arrivare il comune di Pescara alla scadenza elettorale del 26 di maggio e non invece al 31 di dicembre come sarebbe naturale. Andiamo a vedere dunque quali sono le critiche del centrodestra opposizione al comune di Pescara nel servizio. Il bilancio del comune di Pescara copre solo fino alle amministrative e la denuncia del centrodestra in consiglio comunale a Pescara critico sul bilancio di previsione messo in campo dalla giunta Alessandrini. Secondo l'opposizione non ci saranno soldi per il prossimo Natale né per coprire i debiti fuori bilancio, dunque un provvedimento farsa per gli esponenti di centrodestra che chiedono a gran voce che venga modificato. Un bilancio, quello del 2019 che l'amministrazione Alessandrini presenta in aula, è che è un bilancio non attendibile, non affidabile, perché sostanzialmente garantisce la copertura di spese essenziali, cioè di quelle non discrezionali, fino al 30 di giugno, come se quest'anno, che è un anno elettorale, cessasse, no, tutte le sue attività alla fine del mandato di Alessandrini. Questa è una denuncia forte che noi vogliamo rilanciare in aula, perché i cittadini pescaresi devono sapere qual è il livello di serietà politica e amministrativa di questa amministrazione. Questa è un'amministrazione di irresponsabili. Noi ovviamente in aula abbiamo presentato una serie di emendamenti per restituire un minimo di credibilità e di attendibilità a uno strumento finanziario che evidentemente garantisce coperture soltanto per 6 dei 12 mesi che compongono il 2019. Ed ora ci spostiamo a Silvi con l'obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e del decoro urbano. Il Comune ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sull'abbandono dei rifiuti. Ci saranno più controlli e più sanzioni per chi lascia i propri rifiuti in strada. Parte oggi la fase iniziale della campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti rispetto all'ambiente. In cosa consiste? Questa è una prima fase di un progetto, diciamo, più ampio, che prevede diverse fasi, appunto, per cercare di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e anche migliorare il decoro della città. Questa è appunto una prima fase che noi vogliamo attuare tutti quei mezzi di prevenzione e non di repressione per sensibilizzare la cittadinanza a migliorare, diciamo, la gestione dei rifiuti. Ci sono diverse aree sensibili dove rileviamo un abbandono indiscriminato di questi rifiuti. Noi pensiamo che attraverso la sensibilizzazione i cittadini sicuramente capiranno che non è, diciamo, un atteggiamento propriamente corretto. Il servizio viene garantito perché c'è un numero verde da chiamare, la ditta prenota il ritiro, effettua il ritiro a domicilio, quindi non è necessario abbandonare i rifiuti. L'obiettivo ultimo è anche quello di aumentare la raccolta differenziata, che permetterà anche una riduzione delle bollette, che poi io dico sempre questo dovrebbe è un deterrente, ma il fine ultimo è quello appunto di migliorare l'impatto ambientale. Inoltre attualmente il servizio di ritiro ha un attimo delle difficoltà perché non siamo muniti di centro di raccolta. Questa amministrazione si sta attivando fin da subito per dare alla cittadinanza un centro di raccolta che permetterà una gestione del servizio ancora migliore. Nelle zone che abbiamo individuato più sensibili installeremo anche delle fototrappole, metteremo anche dei cartelli con il divieto di scarico che avviseranno che ci sono le fototrappole, sperando che questo porti al non abbandono dei rifiuti, perché sicuramente reprimere e sanzionare un cittadino non rientra nelle nostre prerogative. Adesso torniamo in montagna, ma andiamo a Prati di Tivo. Salva la stagione invernale, si tornerà dunque a sciare a partire dal prossimo 24 di gennaio. Il nuovo gestore degli impianti è un imprenditore ascolano, Marco Finori, che ha raccolto la proposta in extremis lanciata dalla provincia di Teramo dopo l'abbandono della Siget. Ai Prati di Tivo si torna a sciare il 24 gennaio. Per quella giornata è prevista anche la presenza, a sorpresa, di un grande campione italiano di sci come testimonial. Una scommessa vinta dal presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, una scommessa folle, come la definisce lui, dopo il rifiuto della Siget, che ha rinunciato alla gestione delle strutture proprio all'inizio della stagione invernale. Il nuovo gestore degli impianti di Prati di Tivo è un imprenditore ascolano, Marco Finori, appassionato di sci, entusiasta e
pieno di buone speranze. Soddisfatto di questa soluzione? È solo l'inizio, sono soddisfatto perché ecco, abbiamo trovato tanta gente che ha creduto in un'idea diversa, anche qui c'è stata tanta gente che forse ecco, credeva in un'altra idea, quella di far partire la stagione estiva solamente ecco, ad agosto, e invece ecco, c'è chi crede veramente in questo territorio, c'è chi crede veramente in questa nostra montagna, e la cosa bella è ecco, che imprenditori non della provincia, non della regione vengono qui ad investire su un territorio. Io faccio un appello che tutti dobbiamo perdere qualcosa per avere di più dopo. Quali sono le sue idee per questo turismo teramano montano? Innanzitutto l'obiettivo primario è quello di riaprire la stazione e vedere gli impianti girare. Una volta visti gli impianti girare, quella stazione che questa mattina era deserta come in questi giorni, è terribile. Quindi la cosa fondamentale è vedere riaprire gli impianti, in modo che si possa respirare tutta un'altra area e dare continuità a chi oggi, quando gli viene proposto per aperitivo per sciare, da me compreso, gli viene detto ma quest'anno non si sa se riapre, quella non riapre mai. Il turismo estivo, io non sapevo, c'è un'affluenza mostruosa, ho potuto vedere dai bilanci e da un po' di cose che mi hanno raccontato personaggi della comunità di Pietracamela e di operatori del settore turistico di paraaperitivo, c'è un'affluenza estiva addirittura più importante di quella invernale, le promuoveremo entrambi naturalmente, è il nostro più che interesse. Certo che è un anno molto difficile perché oltre agli impianti, a un po' di impianti chiusi, oltre a essere partiti in ritardo per i motivi che ormai solo quelli tutti conosciamo, è un anno impegnativo. E siamo così arrivati alla pagina dello sport che iniziamo parlando di Serie B del Pescara, giornata particolare alla vigilia della ripresa del campionato per il Delfino con la presentazione del nuovo acquisto Davide Bettella. Il giovane difensore arriva in prestito dall'Atalanta con un accordo fino al 2020 e troverà una colonia di ex bergamaschi nella nuova esperienza in biancazzurro. Sentiamo l'intervista di Jacopo Forcella. Davide Bettella, benvenuto a Pescara. Diciamo che dall'Inter all'Atalanta per la prima volta abbandoni i colori nerazzurri nella tua carriera. Sì, è vero, ero abituato ai colori nerazzurri, però biancazzurro mi è piaciuto subito sin dall'inizio. Prestito fino al 2020 è una scommessa del Pescara e punta forte su Davide Bettella, ha fatto bene? No, io cercherò di dare sempre il massimo, il mio meglio. E ovviamente sta a me dimostrare il mio valore e quanto valgo in campo con le mie prestazioni. Quindi sta solo a me, io sono contento di essere venuto qua, sono contentissimo, adesso tocca a me, la palla ce l'ho io. Ti inserisci in un reparto dove c'è già Gravione, c'è Campagnaro, c'è Perrotta, insomma c'è tanta esperienza e anche tanta forza fisica. Quali sono le caratteristiche di Davide Bettella? No, io come ho detto prima cercherò sempre di rubare, apprendere il meglio da tutti loro. Io come appunto dicevo mi sento forte sull'anticipo, sul colpo di testa, io devo sempre migliorare proprio perché sono giovane, per diventare uno dei difensori più forti c'è solo bisogno di lavoro e costante e di continuità. A darti una mano probabilmente ci sarà anche una colonia atalantina, soprattutto Meligoni che conosci bene che Pescara. No, sì, lui mi ha preso subito sotto sua custodia, diciamo, mi ha subito ospitato a casa sua in questi giorni, e è un compagno capitano della nazionale, quindi l'ho sempre visto come un esempio, come una grande promessa, e quindi sia io che lui cercheremo di dare sempre il meglio per poi riuscire a diventare, diciamo, calciatori importanti in futuro. Caldara, Palomino, Mancini, il prossimo sarà Bettella. No, si spera. Io Caldara sfortunatamente non ho avuto la fortuna per giocarci insieme, però è un grandissimo giocatore come si è visto. Gli altri con cui mi sono allenato quest'anno, come ho detto prima, sono tutti difensori che secondo me sono fuori dal comune perché sono fortissimi. E a margine della presentazione di Bettella, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto sulle trattative di mercato del Delfino, dal destino di Gaston Brugman, appetito dal Cagliari, fino a Tumminello, per il quale c'è la sfida fra il Pescara e il Lecce. Ancora Jacopo Forcella. Presidente Sebastiani, ci ha tenuto a dire in conferenza, noi non abbiamo preso un giovane difensore, abbiamo preso Davide Bettella. Perché ci credete davvero a questo ragazzo? Perché è un giovane tra quelli più promettenti e importanti che ci sono in questo momento, per ruolo anche,
Come di solito facciamo, noi non prendiamo il 99 o il 2000, ma prendiamo il giocatore forte, cerchiamo di prendere il giocatore forte, poi farà bene, non farà bene, farà meno bene, ci metterà un anno in più ad arrivare, un anno in meno, ma sicuramente ha le qualità per farlo. Minello ha detto, il Lecce dice che viene da noi, il Pescara non parla, ma il Pescara non parla perché? Perché si sente sicuro? No, il Pescara non parla perché non ama fare le chiacchiere, quindi nel momento in cui saremo pronti per fare l'attaccante lo faremo e lo presenteremo a voi come abbiamo fatto con Davide questa mattina. Il 31 gennaio quante percentuali darebbe a Brugman di vestire ancora la maglia del Pescara? Io personalmente il 100%, 100%, perché voi sapete tutti che rapporto, che cosa pensi io del nostro capitano, credo che sia... qualcuno dice che è un mio figlio, no? Perché è un giocatore che ho portato io personalmente all'epoca, io e Daniele Dell'Icarri, tanti anni fa, nella trattativa con Mino Raiola per Weiss, quell'anno della Serie A, ed è un giocatore al quale io ho sempre creduto, perché mi viene in mente di pensare all'anno di Marino, che poi Brugman fece un campionato strepitoso in quell'anno. All'inizio del ritiro Marino mi chiese di mandare via Brugman e un altro paio di giocatori, se non vado errato, che io gli risposi che era più facile che andava via il mister, scherzando, e non che andava via Brugman. Dopo una settimana il mister con molta onestà mi disse: oh, Brugman è un giocatore fortissimo, rimane qui. Quindi il rapporto che c'è con questo ragazzo è un rapporto straordinario. È evidente che è comunque comincia ad avere 26-27 anni, se dovesse avere un'offerta importante per la sua carriera sicuramente non gliela nasconderei. Però credo anche che Brugman sia molto legato a questa terra e la valuterebbe nella maniera giusta. Adesso scendiamo in Serie C e vigilia di campionato anche per il Teramo, che torna in campo domani dopo la sosta per i biancorossi alle 18.30. C'è l'impegno in casa della San Benedettese, non una partita come le altre, ma un derby. Si continua contemporaneamente a lavorare sul mercato. Mastrilli ha nelle ultime ore lasciato la squadra per andare al Bisceglie, mentre per quanto riguarda il reparto avanzato salgono le quotazioni di Saveriano Infantino. Ma sentiamo le ultime da Anya Cantagalli. È tempo di tornare in campo per il Teramo, lo farà al Riviera delle Palme contro la San Benedettese dopo la sosta di campionato. Biancorossi che non avranno il rinforzo atteso per il reparto avanzato, come ormai noto Costantino ha detto di no, si sta cercando di portare a Teramo un attaccante di spessore, ma per la sfida contro i rossoblù, molto sentita da entrambe le tifoserie, ci sarà per il momento Sparacello che farà probabilmente coppia con Zecca, visto anche le condizioni non ottimali mali di Barbuti. Abbiamo fatto le giuste vacanze perché venivamo da un periodo di grande stress emotivo, di grande carico cognitivo, oltre che fisico, tecnico, tattico e fisico, tecnico, tattico, quindi anche un grande sforzo cognitivo, e quindi era giusto recuperare, e credo che domani saremo in campo pronti a dare battaglia, anche perché vogliamo fare il miglior risultato possibile. E quindi questo risultato passa attraverso questa tappa fondamentale che è la partita con la San Benedettese, alla quale ci teniamo molto, anche per i nostri tifosi, per la nostra gente, e quindi non ci interessa chi è l'avversario, anche se è la San Benedettese, ma ci interessa quello che facciamo noi domani, come sempre tra l'altro, e quindi vogliamo fare una buona gara per noi stessi e per regalare una soddisfazione ai tifosi. È la gente di Teramo. Claudio è un giocatore che ha ottime qualità, quindi credo che queste qualità lui non l'abbia mai espresse nel corso della sua carriera, e quindi è un giocatore invece che potrebbe fare molto bene, e sono convinto che prima o poi tirerà fuori queste qualità. Io spero che già inizi da domani o nel corso della stagione. Per quanto riguarda il resto della formazione non sembrano esserci molti dubbi. Maurizi dovrebbe confermare Spighi come tutta fascia a destra, sulla scia di quanto visto qui nell'ultima gara prima della sosta contro il Sudtirol, gara vinta dal Teramo, quindi Spighi che dovrebbe vincere il ballottaggio con il rientrare
entrante Ventola. Nessun dubbio per il resto del centrocampo, con Giorgi che quindi sembra destinato a partire dalla panchina. Non ci sarà il capitano Ivan Speranza, che sembra, anche dalle parole di Maurizi, che ne avrà ancora per un po' prima del ritorno in campo. Dall'altra parte, in casa San Benedettese, non ci sarà l'ex Ilari per squalifica. Adesso sono concentrato, anche la squadra, tutti noi, credo anche la dirigenza, tutti siamo concentrati per poter fare una buona gara domani. Quindi il mercato se ne riparlerà magari domenica, lunedì, ma già iniziamo a pensare poi da lunedì, da domenica dopo la partita c'è Limolese, giochiamo in questa settimana 3 volte, poi abbiamo nel corso del tempo dei turni infrasettimanali di Coppa Italia, quindi dobbiamo essere concentrati sull'attività del campo. Ed è tutto anche per questa edizione della sera del TG6, in cui abbiamo dato ampio spazio a quanto accaduto oggi a Rigopiano per la commemorazione del 2° anniversario della valanga che distrusse l'hotel e portò via 29 persone. Davvero tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata.